Ciao a tutte e bentornate in questo nuovo video. Oggi nuovo video spacchettamento di un po' di cosine che mi sono arrivate da AliExpress. In realtà non si tratta proprio di uno spacchettamento perché i pacchettini li ho già aperti, perché mi sono arrivati, me ne arrivava uno, poi me ne sono arrivati due e quindi dovevo appunto controllare per poi riuscire a segnarlo sul sito. Ora smetto di dilungarmi in chiacchiere e vi passo a mostrare quello che ho preso. Ci sono ancora un po' di cosine che mi devono arrivare, però nel mentre vi faccio vedere queste perché sono già arrivate da una settimana, due sicuramente queste cosine, quindi vi faccio vedere. Allora, sistemiamo un po'. Parto prima con questa busta. Praticamente all'interno di questa ce n'erano altre due. Prima è questa qui, che tra l'altro è una delle ultime cose che ho ordinato. Non ci è impiegato moltissimo ad arrivare e ne ho ordinati altri due che però mi devono ancora arrivare. La prima, allora, si tratta di una cornice che ho pensato per... Allora, praticamente da qui si dovrebbe aprire. Ok. Sì, in realtà ha questa sorta di pellicola. Voi praticamente mettete all'interno quello che volete esporre e queste restano incastrate tra queste due che sono proprio delle pellicole, di quelle di plastica, cioè proprio le pellicole, quelle che si usano anche in cucina, sembrano proprio quelle. Comunque poi si chiude e si mette a qualche angolo diverso, boh. E poi si mette così. Questa è praticamente la sua funzione. E l'ho presa per metterci queste qui, che per il momento le sto tenendo, e tutte le altre tip che ho comunque su questa forma, che vi dicevo che erano troppo grandi per l'altro espositore, quindi credo di metterle qua. Soltanto che la vedo abbastanza grandina, quindi forse non andrò ad esporre solo queste qui dentro, ma anche altre. Seguitemi su Instagram, che sicuramente andrò a mettere qualche foto. Vi lascerò come al solito lo screen del riepilogo dell'ordine. Poi all'interno c'era un altro sacchettino. Ah, ok, sì. In realtà ve la mostro perché può essere utile. È una semplice mascherina di quelle in tessuto. E anche questa è stata una delle, tra le ultime cose che ho ordinato. La mascherina ha questi due elastici neri, un doppio strato di tessuto all'interno è bianca, mentre esternamente è con questa fantasia pitonata e non ha i laterali aperti da inserire il filtro o l'altra mascherina. Poi, altro pacchettino. Ok. Questo, se vi ricordate, l'altra volta vi avevo mostrato degli anellini che erano in collaborazione con Ice Pristine, mi sembra che si chiamasse. In ogni caso ve la rilascio taggata qui e vi invito a guardare l'altro video per vedere gli anellini. Vi lascerò in sovraimpressione un'immagine, ho utilizzato in questo periodo quegli anellini, ma diciamo che sono veramente di scarsa qualità. Hanno un prezzo di circa il set, se non erro, di non so quanti anelli, forse erano una decina di anelli, di una trentina di euro a prezzo intero. Io avevo pagato soltanto le spedizioni e la dogana, però non ne vale la pena, ecco. Nel senso, hanno un prezzo veramente eccessivo se pensate che dovete pagare gli anelli, la spedizione e anche la dogana, e tra l'altro la qualità non ce l'hanno questi prodotti. Appena vi sudano un attimo le mani, vi lasciano quell'alone verde e non è per niente carino. Comunque questi sono i braccialetti e ce ne sono quattro, sono dorati e sono tutti e quattro diversi. Sono molto carini, però non durano neanche quel che costano, ecco. Giù nell'info box vi lascerò il link del sito in modo che possiate andare a curiosare. Altro pacchettino. Qui invece abbiamo questa sorta di borchette. Se vi ricordate, ne avevo acquistate diverse anche da AM Beauty.
queste invece le ho pagate veramente pochissimo, tipo 20 centesimi, 30 centesimi a bustina. E devo dire che non sono niente male. Sono verdi, questo verde acqua, questo un po' olografico, sono bianche olografiche, e poi questo viola tendente un po' al blu. Altra bustina. Ho preso un altro di questi espositori in marmo. Vedo che ha un difetto qui. Questo è un po'... ha qualche difettino qui. Dall'altro lato invece è semplice ed è a posto. Mi ci sono trovata molto bene con questo, sia per esporre le tip che per miscelare i colori. Sì, questo in realtà, se vedete, i sacchetti, sì, la bustina è rotta, quindi sono fuoriusciti un po' di brillantini. Questi sono gli strass in questione, sono trasparenti, hanno dei riflessi colorati. Li tengo nella bustina perché altrimenti faccio danni. Questa è la bustina piena di strass che ve ne parlavo anche un po' di tempo fa, ma la tengo da parte perché ve la mostro per ultima. Ok, ecco qui anche l'altro espositore. Anche queste cosine comunque ci hanno impiegato dal mese e mezzo, due mesi e mezzo per arrivare. Quindi le tempistiche di spedizione su AliExpress sono sicuramente aumentate, ci impiegano in media sui 2 mesi. Questo invece è l'altro ed è rosa. Ed è la stessa forma di questo qui, Pressapoco, ecco. Non sono proprio identiche, ma più o meno siamo lì. Questo era bianco, questo invece è rosa e l'altro è nero. Eccole qua. Questa è la busta con un po' di disastro. Praticamente mi sono arrivati questi, queste decorazioni qui per le unghiette. Ecco qua, ci sono delle stelline, dei cuoricini rossi e blu, e delle stelline che sono, mi sembra, sempre sul blu. Sono nere, forse ci sono anche delle decorazioni nere all'interno, credo di sì. Però io in realtà questa non l'avevo mai ordinata. Sono anche andata a vedere il riepilogo dell'ordine e in effetti avevo ordinato solo dei cuoricini, quindi non c'erano stelline all'interno, ed erano gialle e arancioni, quindi proprio no blu e rosse. Quindi non so, hanno mandato quello che volevano loro, insomma. E qui invece c'è questo strass, questo rettangolino qua, questo brillantino. In realtà anche di questo sono andata a controllare, l'ho pagato veramente pochissimo anche questo, mi ricordo sui 10-20 centesimi, qualcosa del genere. Però sono andata a controllare, che magari ho detto boh, magari costava così poco perché appunto ce n'era uno all'interno. In realtà sono andata a controllare, vi dicevo, e dovevano essere 20 pezzi, che comunque non sono tantissimi, ma erano 20 pezzi, così con un brillantino, cioè nel senso non riesco nemmeno a fare un'unghia di una mano e un'unghia dell'altra. È veramente boh. Cioè non sarei mai andata a comprare soltanto un brillantino, perché non saprei cosa farmene. Vabbè, ed è arrivato anche qui. Poi. Qui, altra bustina di strass. Allora, questi qui li ho trovati scrivendo Zotone sul tasto di ricerca di AliExpress e li ho presi. Dovrebbero essere, non ricordo, sui 4000 pezzi tipo. Ho preso questi qui neri, poi questi marroncini aranciati, molto carini anche questi. Questi sono un mix di colori. E poi queste che invece... ah no, vabbè. Queste sono rosse con dei riflessi blu. E poi queste quattro tonalità di blu, azzurro,
tutte diverse, anche queste sono blu invece con dei riflessi sul rosino rossiccio. E poi queste tre tonalità di azzurro. Queste però sono tutte, se avete notato, a base nera. Quindi praticamente avete lo strass in superficie, il colore in superficie però di base sono questo verdino, questo nero qua. Le ho viste utilizzare anche da applicare su oggettistica varia oppure su... o per farci altre cose, insomma. Io comunque le utilizzerò per le unghie. Infine, queste qui, che sono quelle che adoro. Sono veramente stupende queste. Ah, ok. Insieme a questo c'era anche queste qui, che sono di dimensioni diverse e sono di questo verde, bellissimo verde. Stupende veramente. Di queste ne ho ordinate di tanti altri colori, insomma, sempre fatte così. Un misto di misure, però dello stesso colore. Sono molto carine. Dovranno arrivarmi le altre. Poi ho preso queste qui, che se vi ricordate in passato ve ne ho mostrate qualcun'altra e vi dicevo che riflettono un sacco e sono veramente stupende. Pagate meno di un euro a bustina, comunque sugli 70-80 centesimi credo a bustina, e sono veramente belle. Allora, in questa colorazione ho preso queste argentate nella misura SS3, SS4, SS8. Ecco qua. Allora, la 3 e la 4 sono leggermente... Allora, la 4 è leggermente più grande della 3, quindi nulla di che. Mentre se vedete la 8 si nota bene che sono un bel po' più grandi. Quelle ho preso la SS6 di questa, e di questa vi avevo mostrato in uno degli haul precedenti una misura più piccola. Ora ho preso la 6 di queste, invece ho preso una misura 4 e una misura 5. Sono 1440 pezzi, ovviamente non sto qua, cioè non sono mai stata a contare se sono effettivamente quelli i pezzi, ma comunque si vede che ce ne sono un bel po' dentro. Anche queste stupende. Queste dovrebbero essere, se non erro, un oro rosa, ma in realtà sono molto bianche, quindi forse un oro bianco, non saprei. Hanno comunque la base dorata, invece in superficie sono argentate tipo. E di questo ho preso una misura 3 e una 8. Infine ho preso queste qui, che sono un po' olografiche, riflettono tutti questi bellissimi colori, e ho preso una 4 e una 6 di questa. Molto molto carina. Queste erano tutte le cosine che mi sono arrivate finora da AliExpress. Fatemi sapere se anche voi acquistate gli strass, gli Swarovski, brillantini, chiamateli come volete, da AliExpress. Vi ricordo che in passato ho registrato altri video di questo genere, se vi può interessare. Per ora è tutto, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!